spazio è uno spazio che è occupato dal 15 aprile, un'occupazione per opporsi all'apertura di un casinò nel cuore di San Lorenzo. Questa occupazione è stata fatta e vissuta quotidianamente da artisti, associazioni, cittadini, spazi sociali. Questa è la prima risposta che noi diamo alla crisi. Diversi soggetti, diverse persone, gli stessi abitanti si sono messi insieme per dire no all'ennesimo tentativo di speculazione. La speculazione che arriva nei nostri quartieri, che cerca di modificare le nostre vite. Io penso che l'esperienza del Cinema Palazzo sia un'esperienza importante in principio per questo, ed è per questo che noi siamo contenti di ospitare questa assemblea, l'assemblea di Uniti contro la crisi, perché uniti possiamo dare una risposta alla crisi. Prima di aprire il dibattito vorremmo un attimo raccontarvi la nostra storia attraverso un video e attraverso l'intervento dell'occupante Sabina. Vi ringrazio e diamo inizio al dibattito. Occupante Sabina, grazie. Allora, oggi gli scienziati hanno scoperto che tutto quello che si sapeva sulla fisica è da rivedere, perché i neutrini hanno rivoluzionato tutto quello che sapevamo sulla velocità, sulle dimensioni, eccetera, eccetera, e sono entusiasti. Noi abbiamo scoperto che questo sistema economico non va, perché non dobbiamo essere entusiasti e dobbiamo avere paura, anziché essere felici di poter cambiare e rivedere tutto e reinventarci tutto da capo. Questo perché il denaro è come una religione, e come una religione si fonda sulla paura e sull'idea che tutti debbano sentirsi in debito e che ci sia una sola cosa da fare, e questa cosa da fare la sanno i sacerdoti, che in questo caso sono quelli della finanza, che ci dicono: o tagliate tutto o si muore. Questa è la condizione appunto di schiavitù mentale, prima ancora che di schiavitù concreta, che è quella che ci stanno preparando. La condizione che stiamo cercando, che oggi cominceremo a costruire, è quella appunto innanzitutto di libertà mentale. Non c'è una sola possibilità, non c'è mai una sola possibilità. Possiamo sempre reinventarci la vita che vogliamo noi. Nessuno può dire che è sbagliata o che non è sbagliata, se è quella che vogliamo noi. Quindi cominciamo questa riflessione appunto in questo spazio riconquistato, che doveva essere a quest'ora, sarebbe stato anziché uno spazio in cui potevamo parlare di quello che più ci sta a cuore e più ci serve, doveva essere uno spazio in cui era pieno di slot machine e di macchinette del videopoker, e invece è uno spazio che serve a tutt'altro. Potevamo accettare passivamente, perché da come sembrava, che da come ce la raccontavano, l'unica soluzione possibile era che qua ci venisse fatto un casino. Non è stata accettata passivamente, lo spazio è stato occupato, per poi scoprire che tra l'altro appunto il casino non si poteva neanche fare, che era una cosa illegale, eccetera, che quindi quello che sembrava inizialmente un gesto, diciamo, di prepotenza o di violenza, sia pure simbolica, era stato in realtà un gesto che perfino la legge ha riconosciuto come un gesto legittimo, un gesto legale, un gesto di dissenso che impedisce che uno spazio venga cambiato di destinazione d'uso, modificando così la vita di tutto il quartiere e dei cittadini che ci abitano. Oggi, grazie a questo spazio, la vita di questo quartiere è cambiata, sono cambiate le relazioni umane. Ci sono i giovani che sanno cosa fare la sera anziché soltanto andarsi a ubriacare nella piazzetta sopra, possono anche venire qua a fare spettacoli, a discutere, a proporre spettacoli, a fare cultura nel senso di inventarsi la cultura e non di subirla passivamente. È uno spazio che ha dato a tutti una nuova percezione degli esseri umani che abbiamo intorno. Io prima di partecipare a questa occupazione giravo